È calato il buio nei negozi del centro storico per in realtà accendere una luce su quello che è il disagio dei commercianti e anche come forma di solidarietà nei confronti di bar e ristoranti che da domani devono chiudere i battenti. Stiamo attuando questa forma di protesta chiaramente civile e silenziosa a livello regionale. Uno per essere solidali col tutto del gruppo FIP e quindi ristoratori e bar che dalle 18 devono cessare le loro attività ad oggi, da domani cambierà ancora come tutti sapete. E perché comunque anche noi come classe dei commercianti non abbiamo avuto pressoché aiuti e soprattutto sostegno, ma anche poco a livello morale e umanitario, mi permetto di dire, oltre che proprio fisico, perché sembriamo sempre l'ultima ruota del carro e noi invece siamo quelli proprio per questo motivo che invece illuminiamo le città col nostro lavoro quotidiano, con la nostra presenza, con tutto quello che ne deriva da uno sforzo quotidiano tante volte non riconosciuto. In questi anni, credetemi, sacrifici enormi per tenere aperto, sacrifici enormi. Nessun commerciante sta dicendo di andare contro il virus, di fregarsene del virus, però nel momento in cui comunque ci impedite di lavorare, aiutateci, perché comunque ci sono tante attività, penso ai ristoratori, ai pubblici esercizi in primis, che sono veramente in gravissima difficoltà e insieme a loro ci sono anche tutti quelli che riguardano il comparto moda, diciamo, che in questo periodo veramente non stanno lavorando.